Allora, qui al Loft Corner noi abbiamo anche uno spazio industry in cui invitiamo addetti ai lavori, non solo registratori, quindi abbiamo voluto invitare Mario Mazzarotto, che è il produttore di Non Non odiare, odiare di Mauro sì. Mancini, ma non solo, perché tu No. sei qui anche con, intanto vedete che Lo è tutto teniamo. vero, non c'è finzione. Sono il produttore anche degli Yacht, Il tempo delle donne di Peter Mathias, evento Esatto. speciale della giornata degli autori. Che emozione è portare due figli, tra virgolette, a una mostra, tra l'altro una mostra come È una questa? bella emozione perché forse non si sa quanto lavoro c'è dietro a. Stanno già chiamando per sapere Sì, quando. quanto lavoro c'è dietro a un film, a un'opera prima, quanto lavoro c'è dietro a un documentario di ricerca come quello di Peter Mathias. Quindi noi ce lo portiamo sulle spalle da mesi, un po' di tempo. Arrivare alla mostra in questo bellissimo scenario veramente incredibile. Oggi è una grande emozione poter presentare due lavori, poi insomma è un'occasione un po' speciale. Sì, Quindi. tra l'altro ne parlavamo anche con altri, l'ha detto Cate Blanchett, l'ha detto anche Romola Garai stamattina. Romola Garai si è commossa, l'ho intervistata stamattina, gli ho parlato, ho detto che quanto è importante essere qui, e lei ha detto è fondamentale. Ecco, ti È rivolgo un questa segno di domanda, speranza, che di ci fiducia, siamo. che ci siamo, stiamo a distanza, ci togliamo la mascherina, poi ce la mettiamo, facciamo il nostro dovere, ma è bellissimo poter festeggiare il cinema, gli autori come Mancini, come Marcias in presenza, con del pubblico che nonostante le mascherine ha voglia di riempire le sale, di venire qua, quindi veramente bisogna dire di essere orgogliosi di questo festival, del direttore che l'ha voluto, di voi che lo sostenete, di noi produttori che ci veniamo, perché è un segno di speranza per tutti, insomma, E che rimarrà nella storia, rimarrà comunque nella vada, storia. rimarrà nella Lo storia. dicevo oggi a mia moglie che è arrivata, si guardava in giro un po' Sì, perché poi attonita. dicevamo c'è meno gente, cioè ovviamente è un altro tipo di mostra. Chissà che non sia un nuovo tipo di mostra, per qualche tempo dovremo forse convivere con tutto questo e quindi è nostro dovere poter convivere in maniera civile con questo benedetto, maledetto virus, insomma, per poter essere qui in presenza è una cosa molto bella, che dà speranza. Esatto, senti Mario, dici non odiare, che prima raccontavamo, abbiamo cercato di capire, è stato Luca Zunic, prima Lot Corner, poi è stato Mauro Mancini. Si parla un po' di una famiglia che siete riusciti a creare, Sì, no? È sì, vero? sì, sì. Beh, sì, credo che io e Mauro abbiamo un rapporto lavorativo, professionale da qualche tempo, perché io conosco i lavori di Mauro, i suoi primi lavori, ho partecipato dei suoi primi cortometraggi, ho avuto la fortuna di conoscerlo professionalmente, poi credo che sia nato anche un rapporto di stima reciproca. E poi Mauro un giorno mi dice: "Ti voglio far leggere questa sceneggiatura." E io credo dopo poco tempo ho detto la voglio fare, mi è piaciuta veramente da subito e abbiamo iniziato insieme un progetto creativo e produttivo che è stato anche faticoso, un po' tormentato, non abbiamo mollato, anche di fronte a qualche avversità non abbiamo mollato fino a che siamo riusciti a costruirlo grazie ed anche all'impegno e all'entusiasmo di Alessandro Gassman. Che ha Mauro sposato totalmente quel ha sposato progetto, no? soprattutto Mauro Certo. perché gli ha mandato un SMS meraviglioso dicendo: "Mi è piaciuto il tuo film, sono un uomo di poche parole, pragmatico, parliamone, di al tuo produttore che si metta d'accordo con chi mi rappresenta." E da lì è iniziato a prendere una bellissima forma il film e questa cosa ci ha profondamente unito e credo che, insomma, che Mauro poi abbia saputo guidare molto bene tutte queste possibilità che gli sono arrivate, dalla scelta di Zunic, che è una scoperta di Mauro, Assoluto. insieme alla casting Anna Pennella, insomma hanno saputo Che ha una individuare. faccia da cinema totale, già tu lo Sì, vedi e. è un debutto secondo me molto interessante, alla presenza della sensibile ed entusiasta Sara Serraiocco che compone il nostro cast, ma tutti quelli che hanno partecipato al film, anche gli altri attori e tutta la troupe che insomma li considero tutte delle persone molto vicine a me e a Tanto Mauro, musiche di Pivio e Aldo Descalzi dei con due e maestri, c'è anche un Aldo e pezzo Descalzi. cantato da Ginevra, Sì, né? molto Che bello è amica di questo. Hot Corner, che è Ginevra, quindi Ah, salutiamo bene, anche bene, Ginevra. Anche Pivio e Descalzi, poi. salutiamo tutti e due, Esatto. tutti e tre, anche Aldo. È una bellissima colonna sonora e gli ingredienti ci sono, noi ce l'abbiamo messa tutta e io personalmente sono molto orgoglioso di aver fatto questo film. Perfetto. Senti, l'altro progetto invece è su una figura storica del Novecento italiano,
che è accompagnato da un'attrice, insomma, forte. Anche in questo caso si tratta di un incontro molto, molto piacevole con Peter Marcias. Ci conoscevamo per così, ma non avevamo avuto modo di lavorare insieme. Peter mi parla del suo progetto e anche in questo caso io ho detto subito di sì, perché mi piaceva l'idea di raccontare una donna così importante della nostra storia, tra l'altro Kenil Degli Otti, e in un progetto... Ma è tanto attuale forse, no? Accidente, se attuale, cioè. parliamo intanto di una celebrazione di Kenil Degli Otti, in quanto celebreremo quest'anno il centenario, diciamo, di Kenil Degli Otti, presidente della Camera, e oltre a questo il progetto di Peter racconta Kenil Degli Otti e con l'occasione racconta il mondo delle donne nella politica e nelle istituzioni, come si è evoluta dai tempi di Kenil Degli Otti, che è stata la prima donna presidente della Camera, e ce ne sono state molte poche dopo di figure, sì, infatti il dramma è quello, poi. Il dramma, questo è il dramma, e come oggi le donne che accedono a delle cariche istituzionali ed importanti in qualche maniera sono debitrici di questo ruolo e di questa figura istituzionale che merita la nostra attenzione, il nostro rispetto. E il racconto di Peter è portato avanti da molte autorevoli testimonianze, donne e uomini che l'hanno conosciuta, che hanno conosciuto Kenil Degli Otti durante la sua infanzia addirittura, perché le prime ad essere intervistate sono le amiche d'infanzia di Kenil Degli Otti, di Reggio Emilia, ma tutte le figure politiche istituzionali più importanti che hanno accompagnato e hanno si è accompagnato la carriera politica di Kenil Degli Otti, il presidente Giorgio Napolitano, l'onorevole Livia Turco, la Rosa Russo Iervolino, quindi figure storiche del nostro panorama, ma anche delle figure artistiche, delle artiste che in qualche maniera ne raccolgono l'esempio, la testimonianza, ce ne racconterò l'importanza, il tutto attraverso la voce narrante di Paola, sì, Cortellesi, esatto, Paolo Cortellesi che in qualche maniera accompagna con il suo racconto, con la sua voce, questo racconto, in un palcoscenico legge delle lettere, dei discorsi di Kenil Degli Otti, che sono sempre molto, direi, importanti, attuali ed emozionanti. Allora, noi ringraziamo Mario Mazzarotto per essere stato con noi. Grazie. Buona fortuna per tutti i due progetti. Da qui non può che nascere qualcosa di, no? Di bello, perché bello, siamo, bello. Siamo nel in bello. Volo. Siamo nel e grazie ancora. Grazie.